Ben ritrovati! Continuiamo a scoprire le vicende eroiche che legano la città di Vicenza con il Risorgimento italiano. Ci troviamo sul colle Ambellicopoli, a due passi dalla Basilica di Monteberico, al Museo del Risorgimento e della Resistenza. In una delle sale interne si può ammirare il dipinto dal titolo «Difesa e sgombero della polveriera della Rocchetta» di Agostino Bottazzi, pittore vicentino del XIX secolo e testimone oculare dell'avvenimento. Nel quadro sono rappresentati gli eventi accaduti nella notte tra il 23 e il 24 maggio 1848, quando gli austriaci, agli ordini del generale Radetzky, hanno dato inizio ad un'incursione con l'obiettivo di conquistare la Rocchetta, il magazzino dove l'esercito vicentino teneva le riserve di munizioni e di polvere da sparo. Oggi questo edificio è ancora visibile. Sapete dove si trova? Se vi mettete con alle spalle il teatro comunale della città e guardate verso le mura scaligere, potrete notare un edificio abbandonato e un po' fatiscente. Quello è la Rocchetta. La scena è illuminata dal bagliore di un fulmine che squarcia le nubi e preannuncia l'arrivo di una tempesta. Guardate che confusione! Decine e decine di uomini al lavoro come formichine che cercano di spostare le munizioni e la polvere da sparo prima dell'arrivo del nemico. C'è chi è forzuto e riesce a spostare da solo una cassa di legno, come il signore al centro con la camicia bianca e il cappello. Chi invece deve farsi aiutare da qualcuno, come i due uomini in secondo piano vicini al carro. A dirigere l'operazione ci sono il capitano Enrico Brusa del battaglione dell'Alto Reno e il luogotenente Cesare Jordan dell'esercito pontificio. Il capitano Brusa, con la divisa nera e in mano la spada, si trova sopra le mura vicino al cannone che sta sparando contro i nemici. Il luogotenente invece si trova in groppa al suo cavallo nero, dominando dall'alto la scena, e anche lui tiene in mano la spada. Intorno a loro molti volontari nell'atto di difendere le mura della città, a spostare i feriti o a trasportare con il carro le munizioni verso il nuovo magazzino sotto la Basilica Palladiana. C'è un elemento che contraddistingue l'esercito a difesa della città. Riuscite a vederlo? È proprio la croce rossa cucita sul petto. I volontari si facevano chiamare crociati, come i soldati che nel Medioevo combattevano per liberare Gerusalemme dagli infedeli. Anche i vicentini stavano combattendo valorosamente per liberare la città dall'occupazione straniera, sperando di entrare nel Regno d'Italia come simboleggiano le bandiere sventolanti sul campo di battaglia. Prima di salutarci, volevo parlarvi del bambino che si scorge vicino alla ruota del carro, in primo piano. È in ombra, in mano tiene una lanterna accesa e in testa indossa un berretto rosso. Si tratta del 12enne Domenico Cariolato, decorato con la medaglia di bronzo al valor militare per aver salvato una donna e suo figlio da una bomba. Pensate che a 24 anni parteciperà alla spedizione dei 1000 di Garibaldi, distinguendosi per il coraggio. Ma questa è un'altra storia.